Ehi, Potter! Che cosa vuoi, Malfoy? Il professor Piton vuole vederti nel suo ufficio. Dice che è ora che tu recuperi le tue lacune in pozioni. Va bene. Sai cosa c'è che non va in te, Potter? Pensi di essere un genio e poi non riesci neppure a capire dove accendere il fuoco sotto un calderone. Viva la simpatia di Malfoy! Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti di nuovo in questa live di Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Andiamo subito a trovare il nostro amico, oddio, parolone. Andiamo subito dal professor Pitto, così va un po' meglio. Costolette e sugo. Buono. Allora, di qua. Secondo piano chiuso. Primo piano. Di qua. Giovinezza perduta. Di qua. Sotterraneo. I serpeverde sono i migliori. Non credo più. Se non fossi costretta ad aprire, ti lascerei qui, Potter. Doppia arrabbiata. Stupidi mocciosi. Sei di nuovo in ritardo, Potter. Ti sei allenato? Sì. Beh, lo scopriremo presto, vero? Fuori la bacchetta, Potter. Schiacciamo il professor Piton dalla nostra mente. Ok, sconfitto. Ora basta. Le tue lezioni si sono concluse. Io... Vai via. Fred e George vogliono vederti. Sono al quinto piano. Ti senti bene, Harry? Sì, andiamo da Fred e George. Così, non l'ho neanche fatto vedere perché l'hanno mandato via. Vabbè. Aspetta un po'. Cosa ho visto? 0% pozioni esplorate. Aspetta poco. Non posso entrare? Ah, sai che posso tornare? Wingardium Leviosa! Depulso! Accio! Punta adesso a quello. Aspetta. Preparo. Incendio. No. Non mi fa nemmeno andare di qua. C'è il professor Piton. Forse una punizione ti insegnerà a fare come ti viene detto. Wingardium Leviosa! Depulso! Accio! Thank you.
Non capisco quello che devo fare. Rimarrà così. Come osi iscriverti a un altro club quando già vai male a scuola? Perdere tempo giocando a coppiglie! Ci sono modi migliori per trascorrerlo! Andiamo di qua. Saliamo di qua? No. Volo Futurus Unus. Passa, amico. Fred e George ti aspettano nel corridoio del quinto piano. Ci stiamo andando, Hermione. No, scala, scala, scala. Perfetto. No, di là, di là, di là. Ciao. Ehi, Fred, George, che succede? Abbiamo saputo una cosa. La Umbridge ha scoperto che siamo stati noi a fornire i regalini che ha ricevuto di recente. E ora che cosa farete? Ho sempre saputo che il nostro futuro non sarebbe stato nel mondo accademico. Sai, anch'io penso da sempre la stessa cosa. Tutto è pronto, la palude è in posizione. Tenete gli occhi aperti e giù la testa. Oh, e raggiungete no. Il salone d'ingresso. Da lì potrete godervi meglio lo spettacolo. Diamo inizio allo spettacolo con questa palude. Credo che un po' di incendio o reducto basteranno. Reducto! Bellina, però ci sta qua la mini palude. Così, all'interno di una scuola di magia, secondo me. Soprattutto boh, questa zona qua con la scala così ci sta benissimo. Tu! Bene, bene. Direi che siamo nei guai. Credo che a questo punto dobbiamo andarcene, Fred. Accio scopa! Oh oh. Peccato che abbiamo finito le scorte. Ne valeva la pena. La faccia dell'Umbridge sarà imperdibile. No, spero che provi a farle svanire. Pensi che si arrabbierà scoprendo che così le moltiplicherà per 10? Scaldiamo un po' la situazione. Guardate che bellini che sono. Dai! Incendiati. Un po' di reduzione sarà sufficiente. Scusa. Oh. Incendio o reducto, usciremo di scena con sti. Addio, a mai più rivederci. Non ci teniamo a restare in contatto, chiaro? Fagliela pagare per tutti noi, Pix. Rendila per me. Dovrai uccidermi. Oh, lo farò. Ma prima... Crucio! Ah!
Sei sicuro di stare bene? Sto bene, ma Voldemort ha preso Sirius. L'ho visto. E se Voldemort te l'avesse mostrato apposta? Per arrivare a te? E anche se fosse, dovrei lasciar morire Sirius. Il camino nell'ufficio della Umbridge. Possiamo usare la metropolvere per andare da Sirius. Muoviamoci! Tu stavi andando da Silente, non è vero? Molto bene. Ora la maledizione Cruciatus ti scioglierà la lingua. No, è illegale! Anche il ministro Caramel! Diglielo, Harry! Tutto questo non vale la morte di un altro studente! Di che si tratta? Lo sapevo che Silente stava progettando qualcosa. Un'arma, è così? Portatemi subito là! Allora? Ma dov'è quest'arma? Non esiste! Vero? Sai, io detesto i bambini, ma se non riesco a concludere questa faccenda, io farò tutto ciò che deve essere fatto. No, non c'è nulla che vi interessi qui, sono cose del ministero. Protego! Crucio! Lurido! Ibrido! Basta! Basta! No, male! Armi! Levami! Le mani di dosso! Lasciatemi stare! Sono il sottosegretario anziano Dolores Jane Umbridge! Lasciatemi andare! E crepa, maledizione! Dobbiamo raggiungere Sirius! Andiamo! Grazie, Grop! Ma Harry, come pensi di raggiungere Londra? Per adesso pensiamo a tornare al castello. Ginny Weasley, vediamo un po' cosa dice. Malfoy. Dobbiamo aiutarti. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Attenzione! È Potter! Mi occupo io di lui e della sua amica mezzosana. Pensi di essere in grado? Expelliarmus! Prendetevi la colpa! Oh! Zitto. Andiamo via. Così, Malfoy, vattene! Devo andare a Londra. Sirius è nei guai. Come faremo ad arrivare a Londra? Noi? Senti, non è che non apprezzi l'offerta, ma... Non devi fare tutto quanto da solo, amico. L'esercito di Silente doveva essere una forza reale. O erano soltanto parole? Comunque non sappiamo come raggiungere Londra. Volando, naturalmente. Voilà. Si usano i Testral. Il luogo che ho visto in sogno. Il luogo dove Voldemort ha cercato di entrare. Dove custodiscono l'arma bramata dai Mangiamorte? La porta si trova in fondo. Harry! Dobbiamo trovare Sirius. Fila 97. Dovremmo esserci. Harry, e se non fosse mai stato qui?
se Voldemort ti avesse ingannato facendoti credere di aver visto Sirius? Su questa c'è il tuo nome, Harry. Ecco giungere il solo col potere di sconfiggere l'oscuro signore. L'oscuro signore lo designerà come suo eguale, ma egli avrà un potere a lui sconosciuto. E l'uno dovrà morire per mano dell'altro, perché nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive. Scappate! E cosa sono quelle cose? Mangia morte! Scappate e basta! Ok, fa da solo, perfetto. Se fa ciò che è un perdente come i suoi genitori. Un attimo, ora dammela. Lucius Malfoy. Dammi la profezia, Potter. O pensi forse di avere qualche speranza contro di noi? Dammela subito. Lascia stare il mio figlioccio. Sirius. Sei stato molto bravo, ma adesso ci pensiamo noi. Ah, però sai vedertela con i bambini, Malfoy. Ti va di misurarti con un uomo? Anche se non è proprio ora! Così che va. Però fuggire va bene. Da Azkaban è stata l'idea peggiore che potessi avere. No. Attento! Scusami. Perché non mi fa... Fai gigantesimo, ma ecco. Qua. Ma non mi funzionano i tasti. Qua. Acribio. Verso giù. Non mi prende i tasti. Scusate un attimo. Non mi prendeva i tasti. Boh. Sirius! Non funziona proprio così. Morirete tutti! Fallo, Harry. L'ha ucciso lei. Fallo!
Harry! Sei stato uno sciocco a venire qui, Tom! Gli Auror stanno arrivando! Per allora io me ne sarò andato. E tu? Morto. Silente! Il tuo potere sta svanendo! Sento la tua debolezza! E tu saresti il più grande mago di questa era! Va. Tra poco gli Auror saranno qui! Sei diventato debole. Il tuo tempo. Hai imparato nulla, Tom? Che cosa ti è successo, signore? Tra poco gli Auror saranno qui. Voilà. Sei stanco, vecchio? Il tuo potere sta svanendo. Sento la tua debolezza. Che cosa ti è successo, Silente? La vecchiaia ti ha reso debole. Bene, non sarà sconfitto. Tra poco gli Auror saranno qui. Ouch! Che cosa ti è successo, Silene? La vecchiaia ti ha reso debole. Odio non trionferà mai! No. Sei stanco, vecchio? Che cosa ti è successo, Silene? La vecchiaia ti ha reso debole. Sei diventato debole! Ma stai zitto! Che cosa ti è successo, Silente? La vecchiaia ti ha reso... L'odio non trionferà mai! Cosa ti è successo, Silente? La vecchiaia ti ha reso duro. E tu sei... È finita. Non capisci che è finita? Per te è finita, maledetto. Non hai intenzione di uccidermi, vecchio? Sei superiore a una tale brutalità. Ci sono altri modi per sconfiggere un uomo. Ci sono destini peggiori della morte. Appunto. Io ti ucciderò, vecchio. In ogni caso, se la morte non significa nulla per te... Voldemort! Harry, resta dove sei! Forse... Guardalo, che brutto.
brutto. Sei brutto come la morte. Vai, forza. Vuoi combattere contro di me? Combattiamo. Sempre più piccolino si fa, avete visto? Perché sto riuscendo a scacciarlo. Infatti è stato sconfitto. Non conoscerai mai l'amicizia o la lealtà, l'amore vero, la vera felicità. Sei soltanto una persona misera. L'ho visto! Era Voldemort! È tornato! Finalmente, giustizia è stata fatta. La profezia dice nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive. Questo significa che uno di noi due dovrà morire. Sì. Mi spiace per Sirius. I giornali parlano del ritorno di Voldemort. Anche la Gazzetta del Profeta lo ha ammesso. Ti senti bene, Harry? Stavo pensando, anche se ci aspetta una battaglia, noi abbiamo una cosa su cui Voldemort non può contare. Qualcosa per cui vale la pena lottare. Molte cose nuove da vedere nella nostra stanza segreta, Harry. Ok. Quindi, morale della favola. Ho finito il gioco? No, 80%. E devo fa? Andiamo da Luna. Non ci saranno più i nostri amici. Fred e George. Mi mancano solo 3 figurine. Tu le hai? Tutto bene, Harry? Ciao. Ciao. Dov'è Luna? Ah, è qua. Ciao, Luna. Cosa stai facendo qui? Beh, ho perso la maggior parte delle mie cose. La gente le ha prese e le ha nascoste. Perché la gente ha nascosto le tue cose? Credo che mi considerino un po' strana. Qualcuno addirittura mi chiama Lunatica Lovegood. Non è un buon motivo per prendere le tue cose. Se ne troverò qualcuna, te lo farò sapere. Ok. E quindi adesso bisogna cercare la roba di Luna? Eh sì. Andiamo a cercare la roba di Luna. Un altro giorno di scuola. Scusami. Scala, devo andare da questa parte. No, allora. Siccome è come al solito. Io mi perdo. Salve. Non mi so orientare. Vediamo se qui c'è qualcosa. Ciao. Ehi.
ponte di pietra. Di qua nulla. Ciao. Presto arriveranno le vacanze. Bagno di mirtilla, non penso che ci sia qua qualcosa. Facciamo qualcosa, Harry. Sembra di essere a una lezione di storia della magia del professor Roof. Sì, buon pro. Aiuto! Mi piace qui. Forse è un po' umido, ma almeno non c'è nessuno che mi prende in giro. Va bene. Dai, siamo al quarto, così dal primo. Anche se ormai non siamo più al primo, ma... cosa non si fa per aiutare un'amica? Cosa? Ti aspetta un'altra avventura? Uovo di drago! Passa, amico dei Tasso Rosso! Oh, giovinezza perduta! Salve! Andiamo anche di successo qua. Nello studio! Una mente sana è una mente curiosa! Spiacente, ho già accettato di sfidare il campione di Serpe Verde. Se vuoi giocare con me, devi prima battere lui. Chi è? Mi auguro una splendida giornata. Oddio, una testa d'orso. Credo che sia di Luna. Ok. Wingardium Leviosa! Allora aspetta, mi sembra che ce n'era uno nella sala grande anche di oggetti di Luna. Successo nello studio! Puoi passare, signor Potter. Un ottimo giorno per imparare. Un ottimo giorno per imparare. Perché la gente ha nascosto le tue cose? Credo che mi considerino un po' strana. Qualcuno addirittura mi chiama lunatica Lovegood. Non è un buon motivo per prendere le tue cose. Se ne troverò qualcuna te lo farò sapere. Nel cortile d'ingresso, mi hai detto? Ok. Però mi sembra che ce n'era anche una qua. Però non ne sono sicuro. Aspetta, 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 aspetta. Eccola appunto. Credo che sia di Luna. Non sapevo che c'era uno anche qui. Pensi di essere bravo, Potter? Non hai alcuna possibilità. Non mi batterai mai, Potter. Oh, proviamo. Non sono brava, però. No, tu rimani qua. Regina. Nice. Dai, vieni. Spostiamo il cavallino qui. Sono proprio stupida. Vabbè,
Io non so giocare a scacchi, si è visto palesemente. Ok. Andiamo indietro di qua. Va bene. L'ho preso dall'alfiere, quindi rimaniamo così. Quello preso dalla torre, Susanto. Questo posso distruggerglielo. Stupida che sono. Non ho visto l'alfiera. Sono proprio stupida. Scacco. Dovevo mangiartelo, ma scacco. Non ho capito come. Ma vabbè. Thank you.
Questa partita la vedo molto ardua io. Scacco. No, devo per forza tornare indietro. Scacco. Patta. Scacco. È patta. Scacco. Angelo. Scacco. Scacco matto. No. Hai perso. I Serpeverde sono i campioni. Pensi di essere bravo, Potter? Non hai alcuna possibilità. Non mi batterai mai, Potter. Io non sono brava a giocare a scacchi. Sicuramente mia sorella maggiore l'avrebbe polverizzato. Però possiamo sempre riprovarci. Torna qua. Torna a casa Lessi. Questo lo mandiamo avanti di due. Scacco. Seriously?
scacco. Porca miseria. Cioè, devo per forza muovere la regina e farmela mangiare. Ma che grande strombolata scacco che ho fatto, dai. Scacco. Si vede proprio quando un'inetta ci prova a giocare agli scacchi. Scacco. Idiota. Perdona. Mamma. Dopo questo, ragazzi, è inutile. Intanto non so giocare. Perdo neanche tempo. In teoria non me lo può toccare nessuno. No. No, tu rimani lì. Ma tanto... Scacco. Stupido re che si può muovere solo di una casella. Cristo.
ecco. Scacco. Pam! Scusate, vi ho un po' insordato le orecchie, però ci stava. Non riesco a crederci. Non l'ho battuto al primo, ma l'ho battuta alla seconda. È da sola e non so giocare a scacchi. Cioè, sono solo le regole basi, quindi... Scusate, la felicità incombente. Però ci sono riuscita. Allora, adesso andiamo dove ci hanno detto... Scusate, vi ho leggermente insordato. Attenzione, è pazzo. Lasciamo perdere. Oh! Wingardium Leviosa! Sì, se non usciamo da qui però. Ok, no, fai da blocco. Allora facciamo così. Ok. Ehi. Sarebbero stati perfetti per pulire Grimold Place. Hogwarts, fondata oltre 1000 anni fa da 4 dei più illustri maghi e streghe del tempo. Dormi con la storia di Hogwarts sotto il cuscino? Stupida. Cortile d'ingresso, dovrebbe essere qua. Ho avuto un altro zero. Si può essere più stupidi di così? Non credo. Sto giocando a gobbiglie, vuoi unirti a me? Ok, giochiamo. Vuoi giocare alle gobbiglie tradizionali? Devi buttare le altre gobbiglie fuori dal cerchio usando le tue. Però se la tua gobbiglia esce dal cerchio, il tiro non è valido. Dai, giochiamo. Ok. Ok. Che schifo di tiro. Guarda questo. Non ho capito. Ho vinto io in teoria, perché sono più vicino al... Una. E dai! E dai! E dai! Tocca a me! No. Fuori. Il tiro non è valido. Troppo forte. Peccato che sia uscita. Appunto. Troppo forte. Porca miseriaccia a me. Guarda questo. Mi smettila.
È uscita. Gettando cugurra. No. Così. Piano piano facciamo andare tutto fuori. 30 anni dopo. Abbiamo ancora fatto. Guarda questo. Non hai fatto niente. Uffa. Io ho paura di farlo uscire fuori, quindi vado lenta, cauta. Però così, veramente, 30 anni. Guarda questo. Vince lui. Sì. Vince lui di gran lunga. Troppo forte. Ma va al diavolo. Oh no! Mi prende anche in giro, capito? Simpatico proprio. Guardale! Ma che sfiga ho! Da. Guarda questo! Non posso togliere il minigioco? Dai. Ah, sì, esci dal minigioco. Non so capace. Ehi, hey, accidenti, quanta roba! La professoressa Umbridge lo metterà a posto. Ma piantala. La Umbridge non c'è più. Niente. Allora, in mezzo alla foglia mi hai detto. Forza, ci aspetta la prossima lezione. Ma devo mettermi a pulire? A spostare le foglie di nuovo? Hai visto quante era pozioni? Ha avuto un altro cielo. Ok, qua. Ah, eccolo. Però sì, mi sa che devo pulire. Wingardium Leviosa! Lontano. Vai a giocare con un mezzo sangue. Ciao. Credo che sia di Luna. La Ambra okay. Potrebbe espellere Grifondoro anche da tutto il resto. Sarebbe ora. Adesso i prossimi. Non mi dice quanti le. Quanti gliene devo trovare di oggetti? Sto ancora cercando le tue cose. Grazie. L'uomo ucciso dai Mangiamorte era il tuo padrino, vero? Mia madre è morta. È stato terribile. Scusate. Non ho ancora del tutto superato la perdita. Ma non è che non rivedrò più la mia mamma, vero? Ah, vero? Certo. In quella stanza con il passaggio. Stavano solo spiando senza farsi vedere. Li hai sentiti? In quella stanza con il passaggio, ma che vuol dire? Vabbè. Aria fritta. Andiamo anche al settimo. Giusto per. Come sono stanca oggi. Gira. Gira. Perfetto. Terzo. Duru. Di parole poche ne pronuncio. Quarto. Cerca altrove. Quinto.
settimo. Ho il presupposto che uno sia qua. Forse. Non ne sono tanto sicura. No, divinazione non credo. Pensavo che uno fosse qui di oggetto di luna. Forse sbagliavo. Ehi, Neville! Vorrei essere bravo come te con la magia, Harry. Così, va bene. Dove Cribbio è? Maledizione. Cos'era di nuovo di fronte alla stanza? Della necessità. Ma ci provo anche ad andare a divinazione. Cosa ne so? Sempre se mi fa entrare, perché no, appunto, non mi fa nemmeno entrare. Ah, come sprecare tempo. Già ne ho buttato giocando alle gobbie e agli scacchi. Chiedo ancora scusa. Allora, settimo piano. Non mi ricordo dove può essere. Dove cavolo può essere l'oggetto di luna? D'ordine? Scoiattolo scurrile. Aria fritta. Un altro giorno di scuola. Prossima volta voglio andare a Hogsmeade. Tu vieni. Aspetta, qui c'è un libro aperto. Hermione, hai notato che Cho Chang gira intorno a Harry? Eppure tifa per i Tornados. Deve essere un po' tocca. Oddio. Wingardium Leviosa! Depulso! Gattini!
La gente aveva da ridire quando Moody ci mostrava la magia pratica. Wingardium Leviosa! Non so nemmeno io cosa ho fatto. Ah, questo. Penso. Vabbè, ma non è questo che dovevo fare. Pazzo! Ehi! Guardate un po' chi c'è. Gilderoy Allock. Mi sono persino augurato che tornasse al posto della Umbridge. Vabbè, ma non è qui che dobbiamo andare. Cortile della Torre dell'Orologio. Scusami, ti ho letto adesso. Quindi, Torre dell'Orologio. Ero impegnata a esplorare l'ufficio della Umbridge. E a bruciare i suoi documenti. Ops. Cosa credi che farà la Umbridge dopo? Spero che se ne vada tantissimo. Infatti già se ne va, solo che... Mamma mia. Presto arriveranno le vacanze. Odiosa proprio. Allora, di qua. Scale. Dai, pisita. Una bella pulita qui. Costolette e sugo. Buono. Salve. Allora, di qua. È completamente fuori di testa. Eccolo non qua. Sei divertente. Deve essere di luna. Forza, ci aspetta la prossima lezione. Le trovate tutte? Dobbiamo andare da Luna e vediamo. Hai visto quanti compiti ha dato la McGrane? Costolette e sugo. Mi immergo nel sugo. Ciao Luna. Hai trovato tutte le tue cose? Non ancora, ma le troverò. Succede sempre così. Oddio, cosa manca ancora?
ancora a zero. Rimarrà così. Boh. Mi dice tutte lui, da Ruizen, grazie mille, ingresso del passaggio. Ciao Harry! Perché Wesley è il nostro re, ogni due ne manca tre. Eccolo qua. Deve essere di Luna. Ah. Non entri nella nostra stanza segreta da molto tempo, Harry. Dovresti vedere cosa contiene. Sì, sì. Torniamo da Luna. Non posso usare il volo futuro Sunus. No. Quanto pare no. Bene! Mi è crashato il gioco, ragazzi. Non ci voglio credere. Non vuole essere finito. Questo. Siamo all'80%. Non scocciare, fatti finire. Che fanciulla, no? Da qua. Ok. Anche più vicino, diciamo. Devo giusto scendere le scale. Vuoi entrare a vedere la nostra stanza, Harry? È bella quasi quanto il mio bagno. Secondo me è lei che ci ha mandato la macumba. Tipo, ah, mi tratti così? Vabbè, allora ti faccio esplodere il gioco. Perfetto. Un'altra avventura. Aria fritta. Ora ho recuperato tutto. Buone vacanze, Harry. Sì, sì, anche a te. Sei stato fortunato a non finire ad Azkaban, Potter. Ignorali, Harry. Buongiorno. Va bene. Ok, quindi... ora? Che dovrei fare? Mi sa che è finito così. Ma non penso. Come sono stanca. Eleganza, etichetta e grazia. Questo bello. Non la moda frivola che strazia. Mm.
Sei una maledizione! Con tutto quello che hai trovato, mi fa terribilmente male il braccio! Studenti, studenti, studenti! Allora... dopo adesso sono nello studio. Ho ottenuto tutto, eh. Questo non so cosa sia, qualche coppa random, perché tanto non me lo dice. Creature volanti 3 su 5. Coppa della parola d'ordine del ritratto. Questa è coppa del fantasma. Coppa dei personaggi. Campioni, vabbè, scacchi. Spara schiocco. Gobiglie. Coppa dell'amico dell'anno. Ma vabbè. Pacchi nascosti. Coppa della statua segreta. Coppa streghe e maghi famosi. Ok. Tracce 1 su 3. Coppa dell'esploratore. Va bene. Su 6 lavoretti completati, 65 su 66. Finito con l'una, ti rimane solo esplorare Hogwarts. Quindi ragazzuoli, posso dire di aver finito Harry Potter. Anche il quinto anno è finito. Allora, se ne avete voglia, ma guarda, andiamo a battere con tutto l'ultimo che giocatore provato, di... Mi fa terribilmente male il braccio. Sto parlando. L'ultimo giocatore di scacchi. Ci provo, ma non lo so. No, devo andare al secondo piano. Che Corvo Nero, giustamente, deve essere quello più difficile. Quarto. Terzo. Secondo dovrebbe essere questo. Sì. Successo nello studio. Una mente sana è una mente curiosa. Ok. Brrr. Anche a te. Ok. Salve! Ti auguro una splendida. Buongiorno! Buongiorno anche a te. Salve! E ci dringare. Sì, mi piacerebbe giocare a scacchi. Ma ti avviso che hai sfidato una delle migliori giocatrici di scacchi di Hogwarts. Ottimo, che la sfida abbia inizio. Perché non posso avere i neri? Datemi i neri. Va bene. Andiamo dopo, dai. Vado. Di già. Che devo muovere? No, mi ha bloccato. Biblioteca.
c'è, guarda la maledetta, Mi approfitta subito. Comunque cosa ho fatto? Che idiota, potevo mangiargli la regina. Sono proprio un idiota. E il mio alfiere sarebbe stato salvo. Scacco! Zitti! Chiamerò Madama Beans! Dai. Siamo in una biblioteca! No, allora. No, mi dà fastidio. Te la sei cavata bene. Ormai sai quasi tutto. Ma dovresti riprovare. Sì, mi piacerebbe giocare a scacchi. Ma ti avviso che hai sfidato una delle migliori giocatrici di scacchi di Hogwarts. Va ottimo. Bene. Che la sfida abbia inizio. Non ci riuscirò mai. Però... riproviamo questa volta, poi se non va, ragazzi, ci salutiamo e ci vediamo col sesto. Vista la visuale certe volte. Sono proprio stupida. Sono stupida, stupida. Ci hai provato? Stupida. Magari la prossima volta avrai più fortuna. Sì, mi piacerebbe giocare a scacchi. Questa è la bella, ma basta. Ti avviso che hai sfidato una delle migliori giocatrici di scacchi di Hogwarts. Ottimo, che la sfida abbia inizio. Mamma, stupida. Okay.
attacco. Scacco. La mia torre, l'ho lasciata in difesa. E vabbè. Scacco. Scacco. Scacco matto. Scacco. 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 Thank you.
Scacco. Scacco matto. Da. Fancuffio. Te la sei cavata bene, ormai sai quasi tutto, ma dovresti riprovare. Ok ragazzi, così vi saluto con questa umiliante partita. E niente, grazie mille per aver seguito questa live. Ci vediamo nel sesto. Non so quando riuscirò a portarvi l'inizio, però sappiate che ci vediamo lì. Grazie ancora per avermi seguito. Buona giornata.